Negli anni Ottanta mi sono posto il problema di creare e di studiare un contenitore ottimale per i miei vini che devono durare tanti anni nel tempo. Aiutato da amici professori e dal professor Pes, che era il direttore del laboratorio di Tempio Pausania del Sughero, abbiamo studiato questa bottiglia anche con la consulenza di mia moglie per la parte estetica, che è stata poi prodotta dalla Vetri Speciali del mio amico Franco Marchini. Nata nel 1974 come Nord Vetri, nello stabilimento di Pergine Valsugana, che rappresenta una pietra miliare per la storia di Vetri Speciali, il nucleo centrale da cui ha avuto origine il lungo percorso dell'azienda. La Vetri Speciali, oggi, si compone di una sede centrale, a Trento, e quattro stabilimenti produttivi, tutti nel nord-est Italia. La bottiglia Case Basse 75 centilitri deriva da un modello di Bordolese conica, innovativo per l'epoca in cui è stato immesso sul mercato. Il modello da cui deriva la Case Basse è ampiamente utilizzato nelle produzioni di vetri speciali. Questa bottiglia ha un peso vuoto di 750 grammi, un pigmento verde che resiste meglio ai raggi ultravioletti, ha una piqûre, cioè la possibilità di contenere il deposito nel tempo, molto accentuata, e soprattutto ha un collo interno che è uguale sia al punto di entrata del tappo sia fino a 5 centimetri, che satura ottimamente, avendo un ottimo tappo naturalmente, lo spazio e dura così nel tempo. Questa etichetta è stata disegnata e prodotta dal mio amico Piero Leddi, che io ritengo un grandissimo pittore. Ha riferimenti mitologici, Arianna e Dioniso, dio della felicità e del vino, riferimenti anche etruschi per i caratteri disegnati, ed è un'etichetta molto, molto, a mio avviso, molto, molto artistica. Questo tipo di etichette vengono fatte in pochi campioni, pochi numeri, anche perché quando vengono utilizzate esclusivamente per qualche asta il cui fine è la beneficenza. E appunto per questo vengono fatte a mano uno, due, tre pezzi, non di più. Li disegno io perché per 18 anni ho fatto il cisellatore, ho fatto 3 anni di Brera, mi piaceva disegnare, mi viene semplice. L'ho fatto una volta e adesso le faccio sempre. Riproduco le etichette originali che erano fatte a suo tempo dal pittore Piero Leddi, nostro amico di famiglia, dove viene rappresentato un delfino che era riprodotto su dei piatti greci. Piatti greci, il delfino era ai piedi del dio Dioniso. Il dio Dioniso era alle feste, il vino. È piaciuto sia a Piero Leddi che a mio suocero. È stata riprodotta, è stata fatta l'etichetta in questo modo. È stata un po' modificata per ricordare la S di Soldera.